Radio Radicale, siamo con il senatore Emanuele Desti del Partito Comunista per parlare con lui del voto delle elezioni amministrative. Allora, le volevo chiedere, secondo lei il campo largo ha funzionato? Che tipo di valutazione può fare sul risultato anche del suo ex partito e di come sono andate complessivamente queste votazioni? Campo Largo non esiste nei fatti, è una, diciamo così, invenzione mediatica, linguistica. Politicamente non esiste, non può esistere perché per essere largo dovrebbe prevedere tutto ciò che non sta nella coalizione di centrodestra, ma non sarà mai all'interno dello stesso contenitore, quindi è un tentativo di intercettare pezzi di, diciamo così, di politica, di addetti ai lavori e soprattutto i pezzi di popolo che in questo momento sono lontanissimi da quella proposta politica, tra l'altro che stentiamo a capire quale sia. Senta, cosa le dice questo astensionismo che abbiamo visto durante questa tornata delle elezioni amministrative? Allora, ritiene che sia intatto comunque l'elettorato del Movimento 5 Stelle? Il problema delle persone che non andano a votare è perché non si riconoscono più in nessuno dei politici che si presentano, è quello che le dicevo prima, cioè parlare di campo largo senza una esatta identificazione. Cioè, non è più chiaro a chi parlano questi partiti. Una volta, diciamo, potevamo dire nella Prima Repubblica, c'era un'identificazione chiara, no? La lotta di classe imponeva ai partiti di sinistra di parlare a un elettorato, oggi che si chiamerebbe fragile, un elettorato in difficoltà economica, in difficoltà sociale, come parte dell'area conservatrice del paese, parlava alla grande impresa, parlava all'establishment, eccetera, eccetera. Oggi la ricerca di un consenso trasversale da parte di tutti ha creato il non essere più di nessuno e quindi i cittadini non si riconoscono, fanno fatica a interfacciarsi con un politico di questa matrice, soprattutto nei confronti di quei politici che invece hanno dato un segnale fortissimo di cambiamento, un'aspettativa enorme di cambiamento e di rinnovamento e l'hanno miseramente tradita. E parlo naturalmente dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Senta, Conte come ne è uscito da questo turno delle elezioni amministrative? Allora lui ci ha messo molto la faccia, nel senso che è andato molto in giro per l'Italia, anche in posti dove il Movimento 5 Stelle non c'era, molti si sono chiesti perché. L'immagine di Conte ormai è sbiadita oppure ritiene che sia un errore dare il Movimento 5 Stelle per finito? No, ma non è questione di essere finito perché poi i partiti in ogni caso trovano sempre. Il problema è che Conte a chi sta parlando? Cioè dire che Conte adesso è il capo politico e oggi parte la riforma. Conte è il capo politico nei fatti di quel movimento da 4 anni e mezzo, perché è stato per 3 anni il presidente del Consiglio di quel partito e di quei governi di cui il primo partito del Parlamento era rappresentante con ministri, sottosegretari, eccetera, eccetera, da un anno il capo politico. Andare in giro, presenziare nelle piazze, farsi i selfie con le signore, dal punto di vista elettorale non significa nulla. Io non ho capito Conte come la pensa, cioè, non ho capito a che parte della società si rivolge, con quale prospettiva, con quale visione. Io penso che le parole citate già da un altro collega della Camera, Spadafora, sono calzate, molto calzanti in questo momento. Conte ha un grosso deficit politico, sembra non capire che cosa bisogna fare in questa fase. Cioè, lui ha ereditato un partito nei fatti antisistema, ma non perché non aveva una proposta, il Movimento 5 Stelle ce l'aveva, però è una proposta che prevedeva l'eliminazione del sistema attuale e la sostituzione con uno più funzionale, più innovativo e più aggiornato rispetto ai tempi e al progresso dell'Italia. Dove sta questa battaglia? Lui è assolutamente interno al sistema, assolutamente facente parte del sistema e tra l'altro anche personalmente, dal dover essere alla fine del secondo governo Conte, il federatore di un nuovo centrosinistra evoluta è diventato la ruota di scorta, anche scomoda, un po' bucherellata di Letta, che adesso secondo me è quello più in difficoltà di tutti, perché da una parte ha un partito ormai bollito e in calo di consensi tremendo e dall'altra parte invece un centro moderato e riformista che almeno in queste ultime Però il elezioni. PD è il primo partito oggi. Ma questo io non credo che sia più partito nelle grandi città, ma l'Italia è fatta dalla provincia. Io credo che il PD sia un partito che rimarrà intorno al 20%, non ha la capacità di sfondare quella soglia. Poi parliamo di decimali, 21, 19, 8,
21,5, ma non è quello. Il PD al 20%. Il problema è che gli manca un 30% abbondante per poter governare questo paese. Non lo avrà mai più alla sua sinistra, perché nessuno di sinistra si prenderà neanche più un caffè con quelli del PD perché sono dei traditori, e non lo avrà sicuramente quel 30% che gli manca dal Movimento 5 Stelle. Senta, il caso di Parma che cosa ci dice? Allora, questo è un comune che aveva conquistato il Movimento 5 Stelle meritoriamente per primo, poi il sindaco è stato scaricato e si è fatto eleggere da solo. Poi questo comune l'ha ripreso il Partito Democratico. Allora, questo passaggio, secondo lei, che cosa ci dice? Secondo il suo modo di vedere? Ma lì Pizzarotti fu eletto a Parma, appunto, essendo un uomo già, diciamo, proprio plasticamente e ideologicamente già del PD. Che Pizzarotti era un uomo del PD prestato al Movimento 5 Stelle, naturalmente iniziando la sua azione politica amministrativa e dovendo guardare agli interessi del suo comune, del suo paese, si è allegato a quell'area politica e ha costruito un percorso politico insieme a quell'area, facendo crescere la sua lista. Lui è l'unico sindaco uscito che non ha perso consiglieri, non ha perso assessori, non ha perso persone, ha trascinato tutto quel mondo che probabilmente già faceva parte di quell'area, si era soltanto messo una spilletta diversa sul petto, e questo ha creato da una parte la sua, diciamo così, fase di scontro con il Movimento 5 Stelle, che all'epoca osteggiava il PD come appunto l'emblema massimo del partito di sistema, del partito di governo, e che invece oggi lo corteggia per andarci a governare insieme. Quindi Pizzarotti ha fatto un suo percorso molto lineare e devo dire anche dal punto di vista politico rispettabilissimo e importante. Vuole dare un consiglio ai suoi ex amici? No, ma loro sanno benissimo cosa succede. Quando c'è un momento di crisi, che può essere personale, di coppia, di società, di partitica, e bisogna trovare la forza anche dentro di sé, o si ritrova, come fanno alcuni partiti, le vecchie battaglie di una volta, o bisogna essere capaci di inventarne di nuove. Io ho una cosa che ho notato, ti dicevo, Conte ha fatto 3 anni il presidente del Consiglio e 1 anno e mezzo il leader di un partito politico. Io non ho ancora visto una sola persona che non faccia parte, diciamo così, dell'entourage parlamentare o degli eletti del Movimento 5 Stelle inserita in quella struttura, non c'è nessuno. Cioè, è possibile che in 4 anni e mezzo di lavoro politico ad altissimo livello lui non ha trovato una sua classe dirigente alternativa per dare nuova energia, nuova linfa al suo progetto politico? Non vorrei che fosse soltanto uno specchietto. Quindi per lei sta dicendo che non rappresenta nulla? Rappresenta se stesso, è una bella cravatta, una bella pochetta, un ciuffo ben pettinato. Bene, la ringrazio, ringrazio il senatore Emanuele Desti del Partito Comunista Italiano, col quale abbiamo parlato delle amministrative e del futuro del Campo Largo. Grazie.